Adesso è giunto il momento di togliere le maschere. Uno, due, tre. Ciao a tutti, lui è Luigi e lei Sofì, e insieme siamo in Me contro te. E finalmente abbiamo catturato i ladri che cercavano di entrare in casa nostra. Perché ricordatevi che il bene vince sempre sul male. Sì ragazzi, e soprattutto, come sapete, è appena uscita sul nostro canale musicale la nostra nuova canzone, La canzone del cowboy. Per la prima volta Ehi voi ladri, sto parlando anche con voi. Questa nuova canzone la dovete ascoltare, la dovete ballare, ma soprattutto cantare, perché infatti è una sorta di gioco. I ritornelli sono molto particolari. Non parlottate tra di voi. Sì, è una canzone fighissima, perché non è una semplice canzone, ma è una canzone gioco. Voi riuscirete a cantare il ritornello ogni volta con una vocale diversa? Fatemi sentire, altrimenti vi arrestiamo e vi mettiamo subito in prigione. 3, 2, 1 e via. Fate proprio schifo, ma veramente. Però scusate, vorrei un attimo fare una riunione, lui. Sì? Vi vieni un attimo con me. Voi state qui, in silenzio. Ok, vi teniamo d'occhio, non scappate. Dei ladri che conoscono le nostre canzoni. E poi la sanno anche cantare, comunque hanno fatto pochissimi errori. Non lo so, effettivamente è strano. La sanno cantare con la A, la sanno cantare con la E. Voi ragazzi da casa, la sapete cantare con tutte le vocali? Avete sfidato i vostri amici a cantarla anche senza musica? Secondo me i ladri potrebbero essere più bravi di voi, perché sono stati bravissimi. Vabbè, non c'è altro tempo da perdere, togliamogli la maschera. Esatto, dobbiamo scoprire chi sono. È il vostro momento. Vogliamo sapere chi si nasconde sotto queste maschere. Chi è il cappuccio? No. Maschera, ho un profumo da coprire. Sì, noi abbiamo delle parrucche. Questi non sono i nostri capelli. No. Questa poi in realtà non è una maschera, è proprio la mia faccia. Sì, sì, vabbè. E avete tutte le facce uguali. Siamo gemelli. Siete gemelli. Ma cosa state dicendo ragazzi? Questo qui è negare l'evidenza. Guardate che vi vedo. Tre ragazze e un ragazzo. Abbiamo già quasi svelato la vostra identità. Se fossi in voi, togliere la maschera se non volete che vi porti subito in caserma. Noi ci chiamiamo Catania, Napoli, Roma e Milano. Noi siamo delle città. Certo. Allora io sono Palermo e lui è Bologna. Ma piacere di cosa? Ma che piacere? Ma chi vi conosce? No. Ma assolutamente non è possibile che i vostri nomi siano delle città. I nomi di solito sono tipo Marco, Gianluca, ma non possono mai essere Milano, Scusa, Napoli. Però stai offendendo i nostri nomi. Però volevo soltanto dirvi che probabilmente c'è stato un piccolo errore, perché voi siete vestiti da ladri di Casa di Carta, ho capito. Esatto. Quelle lì, sì, certo, le famose. E magari pensate che questo qui è un caveau della banca dove c'è l'oro. No ragazzi, qui non c'è niente. Noi abbiamo colle per lo slime, abbiamo materassini gonfiabili, macchinine, però quelle telecomandate. Merendine? No, macchinine, che merendine? Macchinine anche, sì, merendine. Però non abbiamo niente di prezioso. Quindi secondo me avete sbagliato tutto sin dall'inizio. Avete sbagliato casa. Noi siamo quelli della Casa di Carta. Sì, sono gli altri che ci copiano tutti. Sì, secondo me avrete visto troppe volte quel telefilm. Ma sapete che c'è? Che ora mi sono stufato. Finalmente stiamo per scoprire chi si nasconde sotto queste maschere. 3, 2, 1, via! Entriamo in casa! Ragazzi, ma che ci fate voi qui? Sorpresa! No! Ma sorpresa di cosa? Basta prendere un colpo! Ce l'abbiamo fatta! Ma così, ma vi rendete conto? Mi sono dovuta vestire in questo modo! Ma mi spiegate, scusate, ma come avete trovato
questa casa? Noi abbiamo le nostre fonti. Luigi, ma non è che siete veramente dei ladri? No, 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 siamo proprio i vostri amici, siamo quelli veri. Sì, sì, sì. Ma siete sicuri che non avete un'altra maschera? Fatemi vedere. No, questa no, è la nostra faccia. Beh, ragazzi, quindi diamo il benvenuto a Violetta, Lily che finalmente è tornata qui sul canale, Cleo e Romeo. Siamo molto contenti che siete qui. Anche noi. È solo che siete arrivati fin qui soltanto per farci questo scherzo? In realtà noi siamo venuti qua soprattutto per una cosa molto importante, molto importante che dobbiamo dirvi di persona. Perché finalmente ci sarà un nuovo rullo di tamburi. Ufficiale, ragazzi, non ci posso credere, aspettavamo questa notizia veramente da tantissimo tempo, da quando abbiamo concluso il vecchio tour. Ora finalmente è ufficiale, lo possiamo dire, ci sarà il nuovo concerto dei Me Contro Te. Facciamo tutti un tuffo in piscina. Dobbiamo spiegare al team cosa sta succedendo. È stato il nostro primo tour, meraviglioso. Tantissimi di voi siete venuti già a vederci. Vi siete scatenati, avete ballato e cantato insieme a noi. E adesso, prestissimo, ci sarà il nuovo tour. Torneremo nei palazzetti con un nuovo spettacolo. Avete capito bene? Sarà un nuovo show dalla A alla Z. Cambierà tutto. Ci saranno nuovi costumi, ci saranno nuove coreografie, nuovi effetti speciali, un nuovo palco, ma soprattutto nuove canzoni. La prima ovviamente già l'avrete sentita. Si tratta proprio della canzone del cowboy. E poi nei prossimi mesi ne usciranno tantissime altre che canteremo nel nuovo spettacolo che non vediamo l'ora di farvi vedere. E i biglietti sono già disponibili da adesso. Potete correre su Ticket One e Clapit a prenderli, ma vi lasciamo anche qui sotto il link. Grazie mille per questa notizia, siamo veramente felicissimi. Noi ci possiamo salutare, allora potete grazie anche mille, tornare davvero a casa. Ma noi pensavamo di rimanere. Cosa c'è per cena? Sì, sì, perché dobbiamo festeggiare una notizia così bella, dobbiamo festeggiare tutti insieme, quindi possiamo rimanere per cena o anche domani pranzo, poi una merenda. Una merenda. E perché si arriva facciamo lui, un barbecue. Sì, aspettate, faccio un'altra riunione con lui. Sì, certo, certo. Siamo qua. Sì, sì, state pure voi con me. Loro sono stati carinissimi. Da Milano gli hanno dato questa notizia e sono venuti personalmente nella nostra casa delle vacanze a dirci la notizia. Però dico, potevano anche chiamare e dircelo. Loro sono venuti perché vogliono vivere qui con noi. Si vogliono trasferire a casa nostra. Violetta, Cleo, Quilini e Romeo, quattro persone. E noi abbiamo letti. Ci abbiamo quattro letti più. Perché ne so, ma non aspettavamo ospiti. Cioè, poi a casa vostra, ragazzi, ma vi immaginate vivere con i nostri amici a casa? Ma diventerà un casino a casa, ogni giorno sarà festa. Dopotutto questa idea non mi dispiace, eh. Aggiungi un posto a tavola. Ma come c'è un amico in più? Sarà divertente, secondo me. Sarà un casino, ma che divertente. Dobbiamo soltanto la casa. Organizzare gli spazi, perché non so se ci entreremo tutti. Però magari se consideriamo che dormono quattro persone sul letto, potrebbero starci. Ok, torniamo di là. Ragazzi, vi volevamo dire che potete rimanere a vivere con noi. No! Calma, 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 calma. Voi del team Trot siete felici? I nostri amici ci sono venuti a trovare qui e quindi faremo dei video incredibili insieme a loro. Sarà stupendo. E ovviamente adesso dobbiamo trovare delle stanze per voi. Ma voi non sapete neanche com'è la casa. Volete vedere la casa? Sì, certo! Ok, allora questo qui è un salotto. Vedete, vedete, venite pure. Questo è un divano. E dov'è? Vediamo com'è. Io dormo qui. Non con i piedi, grazie per favore. Vabbè, vabbè, comunque sì. Ma questi dobbiamo fare la lotta. No, Barry, calma, calma, ragazzi. Lui io riusciremo vivi. No, sarà complicatissimo. Ok, calma, calma, basta, 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 basta.
spazio. Venite di qua, vi faccio vedere come continua la casa. Qui c'è un bagno. Bello. Poi qui invece c'è la mia piccola palestra, dove non voglio che entri nessuno, perché mi piace che rimanga intatta con le mie cose, perché io sono molto ordinato e soprattutto non ho soprattutto ragazzi. Possiamo mica vivere così noi, ogni giorno fare pazzie. Calma, allora lo so che siete pazzi, ma non ho questo, però possiamolo. Un attimo, possiamolo qua, grazie. Cerchiamo di capire dove potreste dormire, perché non abbiamo in realtà le camere da letto per tutti. Quindi calma. Sì, possiamo, ma possiamo stare anche qua, perché almeno ci svegliamo, ci alleniamo, riposiamo. Ma facciamo anche le prove di danza, che c'è lo specchio. Sì, sì, sì. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di qua, seguitemi, seguitemi. Vi faccio vedere il piano sopra. Oh. Eh sì, questa casa è davvero molto bella. Però sapete, noi l'abbiamo fatta con cura. È tutto molto delicato, di cristallo. Stavo appunto dicendo, è tutto di cristallo. E quindi c'è no, queste qui sono dei portacandela, non sono mica dei bicchieri. Mi riposerei al loro posto. Wow, Cleo, mi fai un massaggino alle mani? Oh, certo, ma è arrondolo. Ragazze, qui c'è una cosa molto bella. Un tavolo da biliardo. Sì, ragazzi, anche questo è mio. Sinceramente vorrei che non è un letto questo. Ah, questo così. Giochiamo. E poi anche senza le stecche possiamo fare. No, ma non si fa senza le stecche. Inventiamo. Ma ha fatto buca. Sì, vediamo, vediamo. Io mando quella bianca dentro. Lili, non è così proprio che funziona. Magari è tanto abbiamo tempo. Non si gioca proprio così a biliardo. Sì, tanto chiederemo a lui se ti insegna. Aspettate, ma se voi siete qui, dov'è Cleo? Dove è andata? Si è persa, aspettate, cerchiamola. Cleo, dove sei? Cleo? Ma non sapevo che avessi tutti questi trucchi. Cleo, sei qui? Oh, mi sto truccando. Li ho usati tutti, si è provato già questo. Sì, gli altri. Sì, questa qui è la mia camera, dove ci sono i miei trucchi. I profumi. Sì, buono. Piace. Sì, ma mi veniva a dire di andare di là dagli altri ragazzi, che sai, stanno già vedendo se ci stanno vedendo giocare col biliardo. Va bene, voi giocate pure, io continuo a truccarmi un pochino. Ma non puoi vedere la tua stanza dove dormire stasera? E lì ci sono anche dei trucchi per te. Sì, questo lo chiudiamo. E vieni con me, poi te ne do altri. Questi però nemmeno. Sì, poi li veniamo a prendere. Ed eccoci qua, questa qui sarà la vostra stanza, cioè una delle vostre stanze. Io voglio dormire qui. No, non ti ho detto che prendevi il divano, questa è la mia. No, dormiamo qua insieme. Ora faccio un po' di silenzio. È comodo? Molto comodo. Bellissimo, ottimo, allora vi potrete sistemare qui e così non andate a prendere le mie cose nella mia stanza. E niente, è tutto ok. Beh, quindi ragazzi, siamo sicuri che ne vedrete delle belle, che ne succederanno tantissime. Quindi iscrivetevi al nostro canale per non perdervi nessuno dei nostri video, ma soprattutto perché ogni giorno uscirà un nuovo video insieme a questi amici pazzi. Correte a prendere i biglietti del nostro tour prima che finiscano, ascoltate la nostra nuova canzone. Noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao.